22.02.2022, raduno di gemelli martedì 22 febbraio ad Altavilla Irpina. Come mai questa iniziativa che è arrivata a secondo anno? Allora, ad Altavilla c'è un'incidenza di nascite gemellari del 2% al di sopra della media mondiale, attestato da uno studio di uno studioso di origine altavillese ma residente a Roma, Giancarlo Mauro, e appunto attesta una nascita gemellare di 550 coppie tra il 700 e 800. Quindi questa idea, che già andando per le strade di Altavilla è evidente per noi che conosciamo anche i gemelli eterozigoti, come si incontrino davvero tantissimi gemelli. Quindi io 20 anni fa cominciai a fotografare appunto queste coppie di gemelli, quindi la mia intuizione visiva è stata poi supportata da questo studio di Giancarlo Mauro. E da questa cosa 2 anni fa, vista la data palindroma 02/02/2020, la prima data palindroma di 2 anni fa, decisi di fare appunto il raduno dei gemelli facendo un gioco tra numerologia, linguistica e appunto la immagine visiva dei gemelli omozigoti. Quest'anno si ripropone di nuovo una data palindroma che tra l'altro, oltre ad essere palindroma, è anche un ambigramma. Nel senso che si legge da destra a sinistra uguale, ma anche ruotandola di 180 gradi. Quindi questa particolarità di una data tanto significativa, che poi sono rarissime le date palindrome, ha fatto sì che un po' io con tutta la mia squadra abbiamo deciso di riproporre il raduno dei gemelli. Anche quest'anno verranno da tutta Italia, ad Altavilla? Sì, allora noi stiamo avendo buoni riscontri un po' da tutta Italia, tanto è vero abbiamo avuto dei video di incoraggiamento da Bologna, ad esempio proprio ieri una cosa molto carina di due ragazzine bolognesi, e una madre porterà due bimbi di 8 anni da Collegno in provincia di Torino. Quindi domenica saranno ospiti ad Altavilla, da domenica a mercoledì, e martedì c'è appunto il raduno. Questa è una cosa importante per noi. Poi c'è la grande sfida per entrare nel Guinness dei primati. Allora, raccoglieremo fotografie di gemelli provenienti da tutto il mondo, già ce le stanno mandando dal Belgio, dall'Australia, dall'Italia, un po' dalla Puglia, dal Piemonte, insomma stanno arrivando già consensi, per creare una parete gigante di foto di gemelli. Ogni fotografia verrà stampata 13x18 cm, quindi a seconda che verranno inviate verticali ed orizzontali poi si farà un gioco di mattoncini e si creerà questa grande installazione. Io spero di arrivare almeno a 2000 foto di gemelli, quindi per favore mettiamocela tutta, spargiamo la voce. E quindi l'invito ai gemelli qual è? Allora, l'invito ai gemelli è innanzitutto di venire ad Altavilla il 22 febbraio, dove ci sarà questo raduno, una sorta di censimento dei gemelli che riusciranno a venire. Saranno dati dei piccoli riconoscimenti ai gemelli più giovani, ai più anziani, agli omozigoti più somiglianti, a quelli che vengono da più lontano, insomma abbiamo fatto delle categorie di premio. E poi soprattutto che l'orgoglio dei gemelli faccia sì che si possa davvero fare questa parete, questa photo wall dei gemelli, per entrare un po' nei Guinness dei primati, ma soprattutto parlare di cose di famiglia in modo positivo, questa fratellanza speciale che merita davvero un'attenzione particolare.